No, secondo me le posizioni di Grillo sono posizioni politiche. Se a 5 Stelle non sta più bene Grillo, devono farlo decadere come garante. Certo. Perché, mi scusi, è come se un politico va in Parlamento, difende le donne, le quote rosa, eccetera, eccetera, poi va a casa e come posizione personale picchia la moglie. Le due cose non stanno insieme, no? Nel politico il personale non può confliggere così violentemente con l'istituzionale. Questo io credo. Dopodiché per il PD, che è vero che è atlantista, europeista, eccetera, eccetera, diciamo così, è un grave imbarazzo, perché io voglio ricordare che il PD ha passato anni a dire che Salvini ci portava con i dittatori, che adesso dice che la Meloni ci mette fuori dal patto atlantico, eccetera, e poi si ritrova il morto in casa, come si suol dire. D'altronde è un partito che fa le campagne elettorali nelle case occupate, perché vogliamo dirlo che il candidato sindaco di Roma fa campagna elettorale nelle case occupate che dovrebbe sgombrare. Allora, Allora io non mi è chiedo presente dove Roberto sta Gualtieri in questo la legalità? momento, Non la arriverà finisco. tra poco più di un'ora e mezza e quindi gli chiederemo direttamente conto a lui di questa prima uscita pubblica dei 7 candidati alle primarie del PD. Ruocco, arriva.